Buongiorno e buona domenica a tutti quanti. Se dovessimo descrivere i tempi che stiamo attraversando a livello mondiale da un po' di tempo a questa parte, parafrasando un vecchio film dell'82 con Sigourney Weaver e con Mel Gibson, io ero innamorato di Sigourney Weaver per cui li seguivo tutti quanti i film. Sì, il film si chiamava Un anno vissuto pericolosamente. Noi invece abbiamo vissuto 4 anni vissuti pericolosamente. Perché? Perché dal 2019 ad oggi tutto quello che poteva andare storto è andato tutto storto. La pandemia, la crisi economica perché non ci sono più materiali che provengono dall'importazione dall'estero per via della pandemia, i vari lockdown e adesso anche la guerra in Ucraina che promette di restare qua per molto tempo. I progetti che avevamo nel 2018 se ne sono andati tutti quanti a farsi benedire. Si vive un pochino alla giornata, vedendo quello che succede durante l'anno, perché non sappiamo realmente quale prospettiva avremo per il futuro a lunga scadenza, sia a livello nazionale, sia a livello internazionale, anche a livello personale, perché tutti quanti siamo affetti da tutto quello che ci accade intorno. Eppure il 2018 sembrava una situazione tranquilla, ve lo ricordate nel lontano 2018? L'inflazione era bassissima, le cose costavano poco, i mercati erano in crescita, non c'erano guerre, o almeno non c'erano guerre di cui abbiamo testimonianze, che abbiamo qui intorno in Europa, perché le guerre ci sono sempre state nel mondo, però quelle che conosciamo qui intorno non c'erano. L'inflazione, come ho detto, era bassa, i mutui delitavano a tasso quasi zero e poi, sbam, comincia una tempesta. E poi arriva una tempesta dentro un'altra tempesta, Covid e guerra. Allora, non è una novità, in ogni epoca, in ogni generazione, in ogni cultura, in ogni luogo ci sono giorni sereni che si trasformano ben presto in giorni difficili, qualche volta con qualche nuvoletta di preavviso, dicendo ma forse cambia il tempo, altre volte nel bel mezzo di una giornata completamente di sole. Probabilmente la tempesta di cui parla Marco, che adesso vedremo, mi dai la prima slide, che adesso vedremo Marco al capitolo 3, era di questo secondo tipo, di quelle che arrivano in una bella giornata di sole. Vi dico poi alla fine perché, adesso leggiamo il brano. Marco capitolo 4 dal versetto 35 al versetto 41. Dice così: in quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. E lasciata la folla, lo presero con sé così com'era nella barca. C'erano delle altre barche con lui. Ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che la barca già si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. Essi lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che noi moriamo? Egli, svegliato, si sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e si fece una gran bonaccia. Egli disse loro: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni agli altri: chi dunque è costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono? Perché vi dico che era una tempesta in una giornata di sole? I discepoli di Gesù erano tutti del ceto medio e basso, per cui agricoltori, piccoli imprenditori locali e soprattutto pescatori. Ora, i pescatori sapevano perfettamente quando si sarebbe scatenata una tempesta. Se ci fosse stato anche un solo pericolo, una nuvoletta che prometteva bufera, gli avrebbero quando Gesù gli aveva detto passiamo all'altra riva, qualcuno gli avrebbe detto: Gesù, ma sei tutto scemo, guarda che tra poco qua arriva il finimondo, eh? E invece no, partono con lui nella barca. Prossima slide. E lasciata la folla lo presero con sé così com'era nella barca. Il versetto 36. Gesù entra, dice Marco, così com'era. Che significa così com'era? Ora sapete, quando si va in barca, anche attualmente, c'è un modo di vestire, c'è un dress coding,
un codice di fatto di quello che si deve prendere come abbigliamento, non tanto perché uno deve essere fashion, ma perché ci sono cose da rispettare su una barca, tipo le scarpe in una barca. Non possono essere le scarpe che porto io oggi. Normalmente sono scarpe di corda, perché A, non devono danneggiare il fondo della barca. B, se entra l'acqua nella barca, la corda aderisce di più al fondo, per cui non si scivola. Se io tengo le scarpe di cuoio, faccio Holiday on Ice. Anche la maniera di vestire quando va in barca deve essere adeguata. Perché? Perché se si dovesse scatenare una bufera, una burrasca, qualche cosa che viene giù infortunale, l'abbigliamento è importante, perché deve essere adeguato al fatto di prendere acqua, per cui non ci puoi andare con la magliettina di spugna, chiaro? Per cui ci serve una cosa particolare, cioè uno degli strumenti per coprirsi e delle scarpe adatte. Ma qui dice, ma così com'era, ma tanto che importa, è sereno, Gesù, vieni con noi, non c'è pericolo, c'è solo la voglia di stare con quell'amico speciale che si chiama Gesù. Che importa se gli abiti non sono giusti e le scarpe non sono giuste? L'importante è stare con Gesù, e questo è un bene. Questo è bello da parte dei discepoli, ed è molto simile all'esperienza che molti di noi hanno avuto quando hanno accettato Gesù come loro Signore e come loro Salvatore. Non importava che ci fossero altri meglio vestiti e con le scarpe adatte, più adatte per i nostri giorni, magari delle religioni più in, più fighe, come si dice, più gagliarde. Gesù magari non aveva le scarpe giuste o i vestiti giusti per essere in un mondo, ci sono tante altre cose molto più belle, scientologi, buddismo, altre cose che vanno di moda. Ma Gesù era adatto perché rispondeva a ciò che cercavamo, perché ci dava le risposte che cercavamo. Vieni Gesù, entra nella barca della mia vita. Quando è entrato Gesù nella barca della tua vita, che tempo faceva? Te lo ricordi? Non più il tempo fisico, ma il tempo psichico che stavi vivendo. Andava tutto quanto bene? Andava tutto bene? I discepoli hanno accolto Gesù in una bella giornata di sole, quando il mare era calmo, il cielo azzurro, ma spesso capita il contrario. Ma in qualsiasi momento tu lo accolga, nuvole o sole, Lui sarà capace di trasformare i tuoi giorni. Anche se era sereno. E poi, versetto 37, ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che la barca già si riempiva. A cosa avresti fatto al loro posto? Saresti tornato indietro? Ti saresti dato dell'idiota perché non avevi calcolato che stava arrivando una tempesta? Allora, molti di noi hanno una di queste due reazioni quando succede una tempesta nelle nostre vite. Cerchi di riparare l'irreparabile, perché chiaramente ormai erano al centro del lago di Galilea, del mar di Galilea, e non potevano tornare indietro. Oppure ti dai dell'imbecille perché non hai calcolato il fatto che stava arrivando la tempesta. I discepoli conoscevano Gesù e lo avevano visto operare, avevano già visto tanti miracoli. Se voi leggete nei capitoli precedenti del Vangelo di Marco, ci sono un bel po' di guarigioni e di altre cose che Gesù ha fatto. E sapevano che c'era, che quando c'era un pericolo Lui era pronto ad intervenire. Erano già salvi allora, vero? Erano già salvi. Qualsiasi cosa sarebbe successo, erano al salvo. Ora, avere Gesù dentro la barca è un'assicurazione che tutto quanto andrà a posto nella nostra vita, che saremo sempre contenti, tranquilli, felici, senza mai nessuna tempesta, vero? Certo che no, certo che no. Anche i credenti soffrono, anche i credenti si ammalano, anche i credenti muoiono. Ma come credente, sai che nella tempesta non sei da solo. Nella tempesta non sei da sola, anche se, versetto 38, egli stava dormendo su un guanciale a poppa.
Essi lo svegliarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che noi moriamo? Ora ammettiamolo, come credenti ci siamo comportati spesso esattamente come Pietro e gli altri. Noi soffriamo a prua, sulla punta della barca, e Gesù dorme a poppa. Vedete proprio la distinzione. Ma ci sei o ci fai, Gesù? Non vedi che ho bisogno di te? Una cosa che mi sono sempre domandato quando leggo questo brano è: quando una barca si riempie di acqua, fatti conto che tu stai insieme con i discepoli e la barca si riempie di acqua, qual è la prima cosa che ti viene in mente? Di svuotarla. Normalmente dovrebbe essere la reazione primaria è di iniziare a svuotarla. E quella è la prima reazione. Invece qua in Marco non c'è menzionato alcun tentativo di cercare di buttare fuori l'acqua dalla barca. Considerate che nelle barche normalmente c'è sempre un secchio, perché può servire, è una delle dotazioni standard di qualsiasi barca. Qua non c'è neppure un bicchiere per svuotare l'acqua. Allora, Gesù dorme a poppa su un cuscino, che significa che si erano portati pure il cuscino, e i discepoli si arrabbiano a prua tutti assieme, perché dice tutti quanti i discepoli, perché si arrabbiano perché non fanno nulla, e cominciano semplicemente a bestemmiare, perché quando gli dicono non ti importa, che Gesù non si importa, non importi dei propri discepoli, di quelli che non si è interessato alla vita di chi lo segue, è davvero una bella e tonda bestemmia. Hanno solo paura, bestemmiano, e questo che cosa fa? Invece di farli agire, li congela, stanno lì fermi. Nessuno si prodiga per fare qualche cosa. Ma spesso accade anche a noi proprio così. La paura non solo ci fa bestemmiare, sia fisicamente, sia nel pensiero, sia dicendo qui Gesù non mi sta vedendo, e quella è una bestemmia, ci impedisce di agire razionalmente, perché non sappiamo quello che fare, e ci impedisce persino di muoverci, stiamo lì bloccati, congelati, e attendiamo un miracolo da fuori. Qua mi serve un miracolo. Intendete, è onesto chiedere. Gesù le sa fare quelle cose. Gesù le sa fare. Non è che vi dico che quando succede una cosa del genere non dovete chiedere a Gesù. No, chiedete, Gesù le sa fare. Ma spesso la soluzione più vicina è quella dove Gesù ci aiuta ad agire e ci aiuta nel nostro agire, quella dove sta a fianco alle nostre azioni. Sinceramente mi sono domandato, quando leggo questo brano, stanno chiedendo a Gesù perché hanno davvero fiducia che Gesù è capace di farlo, o è pura disperazione? Ve lo dico alla fine della predicazione. Una domanda per te: per che cosa stai pregando adesso? Per la protezione della tua famiglia? Abbiamo pregato stamattina, molte preghiere sono state basate proprio su questo. Per la guarigione degli ammalati? Perché la guerra in Ucraina cessi? O stai pregando perché la potenza di Gesù si veda, per vedere la potenza di Cristo nelle varie tempeste mondiali? Tornerò a farti la stessa domanda alla fine della predicazione. Allora, cosa stai facendo ad esempio per la guerra? Cosa stiamo facendo per la guerra? Certamente non sta a te, non sta a noi far cessare la guerra. Lo faremmo volentieri, ma non siamo capaci. Ma aiutare chi sta soffrendo, quello sì, quello lo puoi fare. Contribuendo alle azioni umanitarie, a mandare cibo e medicinali attraverso le azioni umanitarie, quello lo puoi fare. Quello noi lo faremo. Quello lo faremo con il concerto che ci sarà a fine giugno. E quello lo puoi fare senza attendere che in Ucraina piova manna dal cielo, perché potrebbe piovere manna dal cielo, ma è più semplice che arrivino farmaci e cibi dall'Italia e dalle altre parti del mondo.
Gesù, perché dormi? Non ti importa? E ci arrabbiamo, e bestemmiamo, e non agiamo. Però Gesù è la persona meno preoccupata che sia stata, che sia mai esistita al mondo. Ma anche di fronte, ma anche lui di fronte alla croce si è preoccupato. Ricordate il Getsemani, quella era preoccupazione anche bella grande. Perché? Perché la natura umana è quella che ci dà preoccupazione. Lui aveva in sé una natura umana e una natura divina. E in quel momento nel Getsemani Gesù stava provando le sensazioni, era giusto che provasse le sensazioni perché lui doveva sperimentare tutto quello che un uomo normale sperimenta per poterci aiutare in quelle situazioni. Ora ci sono vari gradenti di preoccupazione a seconda dei caratteri. Dentro casa mia io sono l'estremo che si preoccupa su tutto, Janet l'altro estremo che si preoccupa di niente. Okay. È per quello che il Signore ci ha messo insieme. Allora, vuoi evitare di avere tutto questo stress durante le tempeste della tua vita? Fai entrare Gesù nella tua barca. Fatti accompagnare da Lui nelle tempeste. Lui è la soluzione. Oh, attenzione, probabilmente non sarà quella che tu ti aspetti. Quella che hai in mente non sarà quella che Gesù ti propone. Ma la tua barca non affonderà. Perché? Egli svegliatosi sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e si fece una gran bonaccia. Versetto 39. Per le tempeste mondiali in corso, noi abbiamo vissuto in parte, soltanto in parte, almeno sembra, un po' di bonaccia per quanto riguarda il Covid, che sembra un pochino essere andato giù. Ma per quanto riguarda l'Ucraina, no. Per quanto riguarda quella guerra in particolare, no. Per quanto riguarda tutte le altre guerre mondiali, no. Per quanto riguarda la povertà mondiale, no. Non posso dirti come e quando accadrà la bonaccia in queste altre tempeste, ma posso dirti cosa accadrà. Accadrà che Gesù si sveglierà e rimprovererà il vento e le onde. Attenzione, non so dirti se sarà in questa vita, e quando parlo della vita non parlo della vita mia o della vita vostra, ma della vita del mondo, o nella prossima vita. Questo non so dirtelo. Vi ricordate la settimana scorsa che cosa ha predicato Gin? Tutte le preghiere verranno esaudite. Tutte, non ci sarà nessuna preghiera che non viene esaudita. Ma attenzione, alcune preghiere verranno esaudite non in questa vita ma nella prossima. Ma accadrà, accadrà. Mi dai la prossima? Di cosa avete paura? Versetto 40. E gli disse loro: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Per quanto il Covid, la guerra, la carestia possano sembrarci spaventosi, potenti, imbattibili, basta una parola, un soffio, uno sguardo, un pensiero di Gesù per annientarli. E soprattutto tutte queste cose che a noi sembrano immani sono momentanei. Un attimo, ciò non significa che non facciano male, Vallo a dire a chi ha perso un caro in questo momento, un familiare. Vallo a dire a quelli che hanno perso familiari durante il Covid per la malattia. Vallo a chiedere a quelli che hanno perso la casa o persone care durante i bombardamenti in Ucraina. Ma comunque una momentanea, leggera afflizione e per un tempo. Paolo dice così, 2 Corinzi 4, 17-18. Perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo ma quelle che non si vedono sono eterne. Allora dobbiamo allora vergognarci
della nostra scarsità di fede. Dobbiamo vergognarci perché non abbiamo abbastanza fede, come dice Gesù. Ora non è quello che vuole Gesù. Gesù non vuole farci vergognare del fatto che non abbiamo abbastanza fede. Non è quello il suo intento. Quando leggete il versetto, guardate i verbi. Gesù sgridò il vento e le onde, ma disse ai discepoli. Gesù non rimprovera i discepoli di aver avuto paura. Urlò contro il male, il vento, ma parlò a chi amava. Gesù non rimprovera di aver avuto paura, ma gli chiede come mai avessero avuto paura quando lui era nella loro barca. Abbiamo detto che avere paura è un sentimento umano ed è anche un sentimento che è un sentimento positivo. Ci è stato messo dentro da Dio per esserci di aiuto in momenti in cui ci sta un reale pericolo. Se stai davanti a un burrone devi avere paura. Perché? Perché questo ti rende consapevole che stai davanti a un burrone, per cui starai attento, hai paura e non ti sporgerai tutto quanto in un burrone. Magari c'è chi fa il bungee jumping, è attaccato e si sporge e si butta di sotto. Per cui ci è stato messo da Dio per il nostro bene, per renderci prudenti in situazioni pericolose. Ma in queste situazioni la paura non deve congelarci. Non deve impedirci di agire, ma spingerci ad agire, ad affidare a Gesù le nostre azioni, richiedere il suo aiuto per farci capire che cosa dobbiamo fare. E questo si chiama semplicemente avere fede. Avere fede non significa stare fermi, ma muoversi dentro avendo dentro la propria barca della propria vita Gesù. Avere fede non è aspettarsi una vita rose e fiori, quella è superstizione, quella è cabala, eh? Se tu ti aspetti di essere credente, ah adesso sono credente, tutte rose e tutte fiori, no, quella è superstizione. Ma aspettarti di ricevere l'aiuto nelle tempeste che arriveranno nelle nostre vite, perché tempeste ne arriveranno, sempre. Allora, vi ricordate, eravamo rimasti con due domande, una per i discepoli e una per voi. Allora, la prima per i discepoli era vera fede quella che Gesù potesse calmare la tempesta o solamente disperazione? E quella per te era, per cosa stai pregando? Per protezione e guarigione o per vedere la potenza di Gesù nel mondo? E alla prossima. Versetto 41. Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni agli altri, chi dunque costui al quale persino il vento e il mare obbediscono? Però io mi sono chiesto, perché si stupiscono? Avevano chiesto un miracolo, no? E il miracolo, eccolo. E adesso dicono, wow, che potenza, chi se lo sarebbe mai aspettato? È strano forte, eh? È strano forte. L'ho detto già altre volte. Quello dei discepoli non era fede. Almeno non tutta fede, era sacrosanta FIFA, era FIFA sacrosanta, almeno per la gran parte. Certo, c'era anche un po' di fede, poca, piccola come un granello di senape. Luca 17, versetto 6. Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo sicomoro, sradicati e trapiantati nel mare e vi ubbidirete. Ma Gesù di quella piccola fede la accetta, quella piccola fede, quella fede scadente che avevano in quel momento i discepoli nella barca, la accetta. E grazie a quella fede scadente il miracolo avviene lo stesso. Soltanto il fatto di dire non ti importa, agisci, quando io poi mi stupisco che tu hai agito, significa che io non ero convinto che tu avresti agito e non avresti agito in quella maniera così potente. Gesù prende quella piccola fede, grande come un granello di senape, e la trasforma in un grande miracolo. Veniamo alla seconda domanda, quella per te. Per cosa stai pregando tu adesso? Per la protezione della tua famiglia? Per la guarigione degli ammalati? Perché la guerra cessi in Ucraina?
o per vedere la potenza di Cristo nelle varie tempeste mondiali. Via la prossima. Guarda il versetto 36 di questo brano. C'erano delle altre barche con lui. C'erano delle altre barche nella tempesta, perché non era una barca isolata, stavano andando dall'altra parte del Mar di Galilea. C'erano delle barche nella tempesta, esattamente come ci sono altre persone, miliardi di persone che vivono le loro tempeste assieme a te su un medesimo mare in burrasca. In quella notte, la fede scadente in Gesù dei discepoli nella barca, provocò il miracolo della salvezza anche per le barche che stavano là attorno. E non erano credenti, e non erano discepoli, e non conoscevano forse nemmeno Gesù, ma erano immersi nella medesima tempesta che videro dissolversi in un attimo. Mi dai la prossima? E si fece una gran bonaccia. Chissà quanti nelle barche attorno, una volta arrivati dall'altra parte del Mar di Galilea, avranno chiesto ai discepoli: oh, ma che cosa è accaduto? Com'è stato possibile che le onde hanno cessato? Noi abbiamo visto quello che era nella vostra barca alzarsi e gridare, e tutto quanto è cessato. Chi è mai questa persona che grida in mezzo al mare e le onde gli obbediscono? Ma quando preghi, non pregare solo per la guarigione e per la protezione, non solo perché la guerra cessi, certo prega anche per quello, ma non solo, prega anche affinché il mondo veda la potenza di Cristo in queste tempeste, affinché altre persone abbiano dubbi su chi è che governa questo mondo, affinché altre persone cerchino chi è che governa questo mondo, affinché altre persone credano in colui che regna in questo mondo, affinché altre persone vivano in eterno assieme a te nel mondo che viene. Prega per questo devi pregare, anche se la tua fede è piccola come un granello di senape. Gesù saprà trasformare quella tua piccola fede per affrontare la tempesta in un grande miracolo, nel quale tu sarai chiamato o sarai chiamata ad agire, e del quale tu sarai chiamato o chiamata a dare testimonianza a chi è intorno a te. Fermiamoci a pregare. Grazie Signore che tu sei un Dio presente. Grazie che tu sei colui che vuole entrare nella barca delle persone che sono nella tempesta. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato dalle mie parole oggi, prega queste cose insieme a me nel tuo cuore. Signore, io voglio che tu sia nella mia barca in qualsiasi momento, sia nella bonaccia sia nella tempesta. Voglio che tu guidi nella tempesta le mie azioni, perché io voglio agire contro la tempesta assieme a te. E Signore, io voglio pregare perché affinché non soltanto la mia famiglia, la mia persona, i miei amici vengano protetti, ma affinché la potenza tua, Gesù Cristo, possa essere vista dal mondo, affinché persone abbiano dubbi, affinché persone cerchino, affinché persone credano, affinché persone abbiano vita eterna assieme a me. Amen.